Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Continuiamo Ghiacciaio Candito, siamo al terzo livello. Arrivano i Goomba Spini e là vedo anche la casa dei Boo, la casa infestata, e non mi piace affatto. I Boo sono piuttosto imbroglioni, però vabbè, quello è il loro essere, quindi non posso assolutamente biasimarli visto che sono fatti così. Vediamo un po', Fire Flower, se riusciamo a prenderlo magari potrebbe anche essere migliore del fiore di ghiaccio. Sì, però devo saltare là sopra, ok? Attento al fuoco che se no mi faccio male. Grande, un bel salto lungo ci voleva. Anzi, alto più che lungo. Ah, questo è un Goomba Spino? Ah, chissà se ghiacciandoli magari rimangono chiusi a riccio. Perché a quanto pare il fuoco li fa uscire. Leva tipo una copertura. E ok, devo stare attento perché vorrei un attimino provare a vedere. No, non succede. Giustamente sono fatti apposta per resistere agli urti e non essere subito schiacciati. E ovviamente che faccio? La prima cosa che faccio è provare a vedere se possono essere sconfitti con una scivolata. Dunque, sto giocando male. Devo giocare bene. Allora, già ho perso due power-up con Ah, beh, certo. Anche fuoco amico, è normale. Devo stare attento, però devo giocare un pelino meglio di quanto io non faccia. Ok, allora, qua è fattibile. Devo solo mirare in alto con la pianta piragna. Devo saltare al momento giusto. Va bene, ci sono, ci sono. Guardalo, guardalo, che precisione! Ok, ora questi qua scendono e io me la vado sopra tranquillamente. E quindi penso ci sia una moneta stella perché è quasi ovvio. E beh. Ah, ok. Dico, come la prendo? Era un po' in alto. Stavo aspettando che uscisse un nemico. Però dico, vabbè, saltiamo magari, sai com'è. Qualche blocco nascosto. Cioè, a volte non capisco a che serve mettere blocco nascosto. Cioè, è ovvio, no? Che sta lì la moneta. Devi, in qualche modo devi prenderla. Yoshi? Addirittura Yoshi. Ah. Non capisco a che serve avere Yoshi qui, ma ok. Cioè, non che mi dispiaccia, anzi, va benissimo. Volevo solo capire il senso. Magari ti dà una mano a salire in alto. Ah, certo. Beh, vedi a che serve Yoshi? Andare qui a prendere un'altra moneta. Ah, ok. Aspetta, devo scendere. Dai, lancia le palle di fuoco più che puoi. Perfetto, andiamo. Ah, però devo stare attento a non cadere qui ora. Anche sulla via del ritorno. Buono, scendiamo qui. Beh, insomma, ho avuto un inizio piuttosto disastroso. Ma sto andando piuttosto bene, non me l'aspettavo. Wow, buono! Allora, è stato un errore lasciare Yoshi, lo ammetto, però è andata bene comunque. Sto coso lo lascio sta che non mi interessa. Wow. Oioi, c'era. Oh, aspetta però. Wow. Dei one up così a caso. Ah, però. Ho completato con 166 secondi rimanenti. Che poi secondi. I secondi qui in Mario vanno molto molto velocemente, quindi non sono veramente 166, ma comunque. Ricompensa, ho un minifungo. Cosa? Ma che ci faccio col minifungo? Tanto nei livelli in cui serve te lo dà il gioco. Quindi non capisco. Andiamo comunque a casa di Todd e cerchiamo di prendere qualche one up. Mi metto in un punto e se mi colpisce il one up, ok, se vedo che arriva uno stemma di Bowser mi levo. Mi metto qui. Mi muovo appena appena giusto per calibrare bene dove cascherà il one up. Certo, lì potevo prenderlo quello. Ok. Perfetto, due. Forse l'ultimo ce la facciamo. Ok, niente. Stemma di Bowser schivato per poco. Ma comunque, due one up non mi fanno schifo.
Ok, mi nascondo subito qui. Ghiacciaio Candito 4, sali, scendi e cannoni. Sono stato un po' veloce lì perché ho visto che mi inseguivano. Ah, ok. Ma quindi qui c'è. Non c'è la Natsu? Che caspiterina. Ma scusami. Ma non c'è la Natsu? Allora. Perché ci sono gli scoiattoli così? Tanto per dare un po' di riempimento al livello. Per riempire un po', senza motivo. Allora, qui c'è qualcosa? No. E c'è la morte. Allora, sì, la Natsu c'era qui in alto, effettivamente. Quindi si poteva prendere. Ora prendiamo anche questo qui. Grande. Oh, io non devo fare queste cose che dopo mi casco. Ok. Ah, bomba. Presa tutto quanto in un movimento solo. Wow. Sto diventando bravino. Anche se in realtà perdo le vite ma non lo faccio vedere. Comunque. Aspetta. Ah, cavoli. Allora, riusciamo a farlo con calma? Io perché voglio fare le cose di fretta e le faccio male. Oh, non lo voglio questo. No, non mi piace. No, lì non c'è niente. Più che altro non voglio lasciare la tuta. Perché da scoiattolo, perché è bella. È utile. Ti salva. Allora, qui posso provare ad andare. Oh mio Dio. Ah, si riformano dopo un po' bene. Mi stavo preoccupando perché dico, volevo vedere cosa c'era lì di quelle monete, ma non mi fido di me stesso praticamente. Vabbè. No, non voglio rischiare. Ah, ci picchia, questa è pericolosa. Però qui. Ecco, eccolo! Lo sapevo che c'era qualcosa qui! Ovvio! Perché metterle le monete? Le monete indicano sempre la strada da seguire. Però là sotto cosa c'erano? Altre monete allora? Allora, mi libero dei pallottoli Bill perché. Oh, cielo, questa la sbaglio sicuro, la sbaglio. Poi che mi dà un power up, no? Però tanto ce l'ho già. Oh, cielo. Ci stavo per rimettere le pe. Ma dai! Ma scusami! Ma cos'era quello? Ma come mi ha preso che stavo scivolando? Si è preso una scarpata in faccia quel povero scoiattolo. Boh. Vabbè, tanto ho vinto comunque. Eccoci qua. Ora provo a prendere. Quella noce. Quella ghianda. Perché noce è una ghianda. Ah no, però. Vabbè, gli vado incontro, dai. Devo sbloccare. Devo fare il giro di là. Devo fare. È fatta apposta per fregarti. Oh cielo. Ti pareva? Allora, quello. Ah, devo sconfiggerlo per forza io questo. Perché c'ha gli occhiali. Vabbè, devo stare. Basta che sto attento, non è che ci vuole tanto. Eccolo qua, fatto. Con la calma si fa tutto, ma io la calma non ce l'ho. Oh, la corona di Todette. Per Todette. Ok, quindi. Posso mettermela anche come Luigi? Posso mettermela? Chissà. Perché se me la dà il personaggio è strano. Vuol dire che posso mettermela anch'io? No. Ah, scarto il funghetto, tanto. Vediamo un po' se posso usarlo. Allora, questo qui così lo consumo subito. E vediamo un po' la. Ah, solo Todette può usarla. Ah, andiamo quindi al 5 col minifungo. Caverna delle stalattiti gelide. Ecco, qua ci perderò un po' di volte, Già ce lo so. Amico mio. Invece no, ti ho visto all'ultimo. Allora, lì già vedo. Che disastro con sto power up qui. Ah, non è malvagio, però. Ecco, se possiamo liberarcene subito è meglio. Perché è particolare. Ma questi non posso farli fuori con la scivolata? Che fregatura. Ah, qui si può andare in alto? Se riuscissi. Non lo so. Ma scusami.
Dai, mo stavolta ci sto attento. Dov'era? Qui, eccola qui, vediamo un po'. Di qua, ok. Di là non so se ci si può andare, ma non mi pare. Vabbè, scendiamo. Power up che mi serve, grazie funghietta. Allora, questo bisogna stare calmo. Ah, si poteva andare. Magari c'era un passaggio segreto lì. Ok, questa posso farcela. Presa! Grande! Ah, però mi ha chiuso la strada, ho visto. Aspetta. Queste stalattiti sono solo per bellezza? Boh, forse sì, dai. Non facciamoci troppi problemi. Allora, proseguiamo. Ah, a metà livello e ancora neanche la prima moneta stella. Mi sa che l'ho mancata allora. Sì. Allora. Oh, ecco. Vabbè, per il. No, 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 no. Oh, stai buono. Ok. Vabbè, poi qui sono io che faccio lo smargiasso, ma. Oh, no. Faccio lo smargiasso e faccio anche l'idiota, perché potevo evitare di killarlo e saltargli sopra per salire sul tubo, no? Eh no. Non c'era neanche tanto da essere precisi, bastava saltargli in testa e dirigersi verso il tubo, era facile. Vabbè, tanto ci ritorno se proprio serve. Ah, pensavo ci fosse qui anche una moneta, sai, no? Te nascondono un po' in bella vista, a volte, altre volte no. Beh, questo non penso nasconda qualcosa. Non mi sembra più il caso, eh. Ok. Vediamo un po' di monete, tanto per fare un po' di one up, visto che sto perdendo le vite come non ci fosse un domani. E non so come sto schivando le stalattiti. Magnifico. Ah. Certo. Vabbè, come facevo? Andavo troppo veloce. Forse con un salto a. Vabbè, lì ci posso provare. Ok, non del tutto disgraziato questo livello, ma. Vabbè, sono sceso. Niente one up sulla bandiera, ma non mi importa. Pensavo peggio, molto peggio pensavo. È andata male. È andata molto male, ma almeno è andata. Vai, continuiamo. A questo punto c'è anche la casa di Todd. Vediamo un po' che cosa ci fa questo Todd. One up gratis? No. Ah, power up invece a gratis. Allora, sinceramente non mi interessa cosa faccio. L'importante è che non prendo Bowser. Lo sto. Eccolo qua, guardalo! Che pro! Che pro! Wow! L'importante è tenere d'occhio quello che è di Bowser. Se poi riesci a tenere d'occhio anche gli altri, meglio. Comunque sia, proverò Toadette la prossima volta per la corona. Allora, andiamo alla casa dei Boo. Aia qui, aia. La casa barcollante dei fantasmi. Ah, oddio, è scroller? No, ti prego, dimmi che non è scroller. O è uno di quegli scroller atipici. Ah, ok, no, aspetta, no, me lo sto fregando. Aspetta. Oh. Ah, penso di aver capito. È quello scroller che va su e giù, destra e sinistra, di qua e di là. Va bene. Boh, provo a entrare qui, non lo so. Questo è il gioco delle tre porte. Solo che qua ce ne sono un po' di più di porte. Ok. Ok, per farti fare monete a gratis, quindi qui. Non l'ho capito, ma. Va bene. Ok. Quindi qui solo per questo ci vieni? Oh, vabbè. Ok, proviamo sta porta qua allora. Da prima. Aia. Mi sa che qua non si può neanche tornare indietro poi, vero? È una di quelle porte. Una di quelle case dove non si può tornare indietro. Allora. Ah, va bene. Vai, vediamo un po' che c'è qui dentro.
Ok. Allora aspetta, calmati. Cosa? Ma pensavo di fa... No. No, 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 no. Allora. Ah, mi ha fregato lì il tempismo quando ho sbattuto contro i bu. Mannaggia. Mi ha fermato lì tutto quanto. Il cervello si è impappinato. Pensavo di riuscire. Di evitarli tranquillamente. Non pensavo di sbatterci contro. Tenevo tutto quanto l'analog verso destra, invece no. Ecco, ci riprovo, dai. Posso riprovarci, sì, senza perdere la vita. Ok, sì. Vedi? Stavolta me l'ha fatto. Piano. Oh, grande. Quindi si poteva riprovare. E ora andiamo di là. Io è da mezz'ora che sto cercando in tutti i posti. E stava qua dietro. Ma per favore. Ma per favore. È mezz'ora che sto girando. Ho pure perso il livello per provare a cercare la porta. Boh, io mo vado a caso. Non mi interessa niente dove sta. Fino a che non trovo tutte le provo. Non mi interessa, voglio andare avanti, voglio finirlo e basta. Guarda, sto posto è demenziale. Ti pareva che era finta? Poteva essere vera secondo te? Dai, su. Vediamo un po'. È questa per forza perché. Ah, non è questa per forza invece. Chissà se c'è una ricompensa se faccio fuori tutti quanti questi fantasmini. Ah, un one up, certo. Va bene. Quindi qual è la porta? Ah, certo, ho capito. È come prima. Eccola qua. Vabbè, te lo fanno una volta, la seconda lo capisci. Ah, ok. Cosa? Ah, ho visto bene allora. Dai, devo arrivare sopra. Oh mio Dio, quello gigante. No, aiuto, 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 aiuto. Ok, riproviamoci. Dai, non è ancora finita. Quindi devi evitare i bu e salire allo stesso tempo. Perfetto. Eccomi qua. I due bu giganti che ci guardano. E mi sa che abbiamo finito il livello. Va benissimo così. Non mi può fregare di meno ora. Voglio solo finirlo. Ok. Va bene così. Devastante questo per trovare l'uscita, eh. Allora, questi pensavo che posso passarli senza problemi. E c'è Wendy qui, castello mutevole di Wendy. Che tra l'altro mi sono ricordato il suo nome senza guardare prima il nome del castello, eh. Ora ci tengo a precisarlo. Ah, ok. Ah, questo è perché è mutevole? Mi aspettavo qualcosa di peggio. Ah, niente power up qui. Ok che ce l'ho, ma era solo più una curiosità che una vera e propria lamentela, anche perché mi lamento quando perdo la vita inutilmente, tipo do una scarpata in faccia a uno scoiattolo, ma in realtà perdo i power up. Quello mi dà fastidio. Per il resto non mi lamento. Oi! Non è che mi lamento molto, eh. Oh no, è cascato lì sotto, non si ricomporrà mai. O comunque non lo vedo ricomporsi. Ah, abbiamo i Twomp! Ciao, Tomparello! Che dici? Ah, caschi? Fai il casco? Ti posso saltare addosso? No, non posso! Ah, c'è il mini Twomp lì! Questo qui mi piace molto di più, invece. È bellino, guardalo! Fa le sue giravolte. Ah, non posso rompere però il blocco lì. E vabbè. Ora, vi direi il motivo per il quale ho saltato, ma in realtà non lo so qual è il motivo. Ah, posso farcela? Posso farcela, sì. Posso farcela se però becco la parete. Questo è un concetto che deve essere noto a tutti, no? Vabbè, comunque sì, ora ci sto con i power up, quindi evito, insomma, di perderci la vita, eh. Allora, facciamo una cosa, prendiamo il checkpoint prima. Ora ho anche il power up, quindi posso stare più tranquillo. Bene, prima senza power up stavo, è normale che... Ho perso tragicamente.
No, Andrea, cosa fai? Allora, posso salvarla? Posso salvarla? Posso salvarla? Sì, ce l'ho salvata, l'ho salvata. Non ci credo. L'ho salvata? Come? Come ho fatto? Quale grazia divina mi è stata concessa per far sì che io possa salvarmi in quel frangente? Non so come ho fatto, dico davvero. E ora che ci penso, potevo magari fare un po' un twirl per stare un pochino di più in aria e guadagnare tempo, ma ormai ce l'ho fatta, quindi va bene così. Oddio, due piccolini! Che fate voi? Sempre lo stesso giro? Sì, fate lo stesso giro, perfetto. Non devo preoccupare. Oh mio Dio, che paura! Che paura! Pensavo di cascare. Ah, ma questi qui te la vogliono anche complicare, eh? Ah, vabbè, non penso ci sia qualcosa di importante lì. Però io me ne vado. Ui! Attenzione, che potevo cadere lì. Allora, qui mi sa che... Ah no, c'è il tubo? Ah no, quello era per l'uscita il tubo, niente. Non so dov'è quindi il tubo normale. Magari poi se me lo rigioco il livello. Ebbene sì, ho la tuta dello scoiattolino perché, beh, ho perso, ovvio. E ho visto anche dov'era il tubo che dava un'entrata e non quello per l'uscita. E ho deciso di non farlo perché avendo la tuta dello scoiattolo preferisco sfidare Wendy e vincere. Dunque, lei trasforma le stalattiti e le fa cadere. Non è che trasforma, lancia dei raggi che le fanno cadere. Ora, se io sto... Ok, fa sempre... Anche prima ha fatto un pattern uguale. Vabbè, se non mi interessa del power up, l'ho perso di proposito. Così almeno evito che trasformi... Che faccia cadere le stalattiti, no, che trasformi. Sono fissato col trasformismo io. Ok. E timando bene, ho vinto. Perfetto. Che poi ci sarebbe anche Pum Pum tra gli scagnozzi di Bowser, ma solo su 3D Land, credo. Oh no, 3D World, neanche Land. Perché Boom Boom qui compare in ogni mondo. Ma Pum Pum, no, che poi lei lancia le stelle rotanti dei ninja e poi si sdoppia. E devi trovare quella giusta, ma è facilissimo trovare quella giusta. Comunque ho vinto! E... Salviamo? Ok. Per il prossimo livello io in realtà avrei già registrato la prima parte, che non è il primo livello, ma quello che accade, e lo mostrerò nel prossimo video. Ah, qua c'è Kamek poi, interessante. Perché per sbaglio ho voluto esplorare e niente, mi sono ritrovato lì contro una cosa. Ma vedremo nel prossimo video. Allora, ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di New Super Mario Bros. U Deluxe e ci vediamo alla prossima. Ciao!